Nuova vile aggressione per il buon Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia, il quale si trovava ad Afragola, ci troviamo in regione Campania, in provincia di Napoli, con i suoi servizi che vanno in qualche modo a tutelare e a difendere i cittadini per farli svegliare. Stavolta il grande Luca ha rischiato veramente qualcosa di pesantissimo. Il suo servizio infatti era sugli equidi paristi ed è un servizio estremamente illuminante, azzardo a dire. Infatti pensate che costoro sono quelli che vanno a occuparsi di avere un bar, no? I cosiddetti baristi, che però non vanno a fare consegne in bicicletta col vassoio tra le mani, mettendo in pericolo loro stessi ma anche gli altri. Bene. E quindi viene immortalato uno di questi ragazzi, questi baldanzosi ragazzi, che va dal gestore proprio un bar per cercare di avere delle spiegazioni in merito. Le risposte sono torbide, battene, minacce pesanti, sembrano essere quelle che vengano ad essere compiute e barafatte, ti uccido addirittura, si sente in sottofondo. Le urla sono pesanti e sono abbastanza minacciose, che arrivano tutte nei confronti del buon Luca Abete, il quale veramente ha la peggio a mio modesto parere. Infatti riporta uno schiaffo, oltre allo schiaffo in questione arrivano anche dei pugni, dei calci, ok? Per fortuna però cerca di difendersi, ma ormai la difficoltà, o meglio la situazione, precipita. E nonostante questo, il servizio è un servizio, a mio avviso, scioccante. Dal vostro narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Totale vicinanza al grande Luca Abete, il grande inviato di Striscia Notizia. Sia chiaro, questo video non vuole ledere la privacy di Luca Abete, né della sua troupe, né di altre persone, ma solo informare eventuali persone. Purtroppo, il prezzo da pagare per chi svolge il lavoro di Luca Abete, quindi si reca in luoghi, cerca di capire, cerca di avere delle spiegazioni, cerca di impegnarsi, no? Per reprimere le situazioni di difficoltà, per reprimere le situazioni di follia, per cercare di aiutare i cittadini e di seguito, è questo, prendersi purtroppo le botte. Ed io non ci sto, sono sincero con voi. Detto questo, detto ciò, grazie a tutti, utenti di YouTube, il video termina qua. Ciao dal vostro Leandro, narratore italiano.